Tiana che sta ancora bene, 75 anni, che è a casa e dice però io vorrei dirvi, quando starò male, per favore aiutatemi a vivere e a morire dentro casa mia e non a finire in istituto. Più di 100.000 anziani ci hanno detto, sì Maria hai ragione, anche io la penso come te, Maria guarda quando hai un problema io vorrei aiutarti. Si è scoperchiata una paura, un terrore vero di ognuno di noi. L'inserimento nella Chiesa è avvenuto nel convegno del febbraio 74, perché lì Poletti ebbe il genio di chiamare i cattolici romani a parlare dei mali di Roma. Decidemmo che era il momento in cui noi dovevamo parlare alla Chiesa di Roma di quello che facciamo. In maniera sistematica andammo tutti e tutti parlammo, non so che impatto ci fu, forse un po' pesante, e lì decidemmo di chiamarci, noi ci chiamavamo la comunità, la comunità, la comunità, poi decidemmo di chiamarci, come ci chiamiamo? E la sera prima dicevamo, vabbè, siamo a Sant'Egidio, chiamiamoci comunità di Sant'Egidio. Ricordo che andai una volta a girare a piedi per Trastevere senza farmi conoscere e vidi uno di questi giovani che entrava nell'abitazione della comunità portando in mano un lezionario biblico, un testo della scrittura. Lui rimase assolutamente stupito, come mai un giovane con l'eschimo, con la Bibbia sotto braccio, e lo seguì. E questo mi convinse a entrare in contatto per vedere come avvicinavano la scrittura e come dalla scrittura trovavano il contatto con i poveri. Beh, innanzitutto Martini era molto timido, non so ora se queste cose bisogna dirle. Martini era un intellettuale e lui proprio in quegli anni 70 cercava i luoghi dove si viveva quel Vangelo che lui studiava. Devo dire che la nostra prima reazione fu un po' una reazione romana, diciamo. Siamo pochi, non tutti ci guardiamo, ci prendiamo pure Padre Martini dentro, diventa un problema. Passa una settimana, di nuovo li telefona. Sono Padre Martini. Allora? E gli demmo un anziano che viveva a Trastevere, che era un personaggio molto strano, perché era un fascista, però era un anticlericale fascista, vecchio, arrabbiato con la vita, e in particolare un anticlericale che ce l'aveva a morte con i gesuiti, anzi che era convinto che i gesuiti fossero stati la rovina di Mussolini. Diceva i gesuiti fanno schifo, la chiesa mangia tutto, e lui lavava i piatti, e già, e poi rispondeva sempre con educazione. E lui ricorda sempre che ogni volta che andava con due di noi, allora ragazze, oggi un po' meno, partivano, mancava sempre la benzina, e lui diceva, beh, la pago io, ma... L'entusiasmo dei giovani di Sant'Egidio, la verità del Vangelo vissuta insieme agli anziani, ai barboni, agli ultimi. Adesso la comunità ha tanti sostenitori, laici generosi, sacerdoti intrepidi, prelati coraggiosi e soprattutto un amico speciale che veglierà sulla comunità fino alla sua morte. Giovanni Paolo II, il Papa polacco. Giovanni Paolo II viene eletto inaspettatamente, è questo Papa che viene dall'est che nessuno si attendeva. E il nuovo pontificato si caratterizza subito per questa scelta del nuovo Papa di incontrare tutti, senza aver paura anche di rompere il protocollo quando è necessario. Io credo che si possa dire che c'è stato un rapporto speciale fra Giovanni Paolo II e la comunità di Sant'Egidio, proprio perché questo Papa ha scelto di incontrare gli uomini, le donne, l'umanità concreta, i problemi concreti. Lui era in visita in una parrocchia alla Garbatella e noi avevamo un asilo per bambini poveri. E siccome sapevamo che lui andava lì, ci siamo messi alle finestre e abbiamo imparato un canto polacco. Il Papa sente cantare, vede questi giovani, si ferma, scende dalla macchina, invece di entrare nel cancello principale entra nella porta piccola,
viene da noi. Per noi è stata un'esperienza bellissima. Il Papa poi si è seduto nei banchi, nei piccoli banchi dei bambini, nei bambini dell'asilo, si è interessato della comunità. Però ecco, quello che ricordo è il suo modo appunto di incontrare che questa umanità grande. Era assolutamente un uomo fuori protocollo e fuori schema. E lì già ne ha dato la prima prova. Mi ricordo bene questo primo incontro. Santo Padre ha visto questo gruppo un po' strano, ma entusiasta, che cantava che noi non abbiamo ricchezze. Il Papa ha capito subito, non hanno ricchezze, ma hanno il cuore, anche voglia di aiutare la gente che soffre. E subito si è creata comprensione, anche sì, la stessa sintonia. Siamo sempre nel 79 e a un certo punto c'è un fatto di cronaca, c'è un somalo a Ligiama che viene bruciato mentre dorme tra i cartoni accanto a Piazza Navona e qui di nuovo ci sembra una rivelazione. E in quel gesto sentimmo il dramma della inaccoglienza di questo nuovo fenomeno che stava per verificarsi anche a Roma. Per questo scriviamo al Papa. Ricordando questo episodio lo invitiamo a fare una veglia di preghiera per parlare alla città di Roma e dire fermiamoci perché qualcosa di importante è accaduto. Arrivò la risposta del Papa dicendo vengo. E quindi noi pensavamo che il Papa si fermasse. Non avviene. Noi facciamo la nostra preghiera, qualcuno ci chiama e ci dice il Papa mi vuol vedere dopo la messa. E voi avete scritto una lettera al Papa? Sì, sì, come no? Tutti noi, tutti, certo. E avete voluto anche insegnare al Papa come fare il Vescovo di Roma? Ovviamente, 5 secondi in cielo. E gli fai subito, visto il nostro imbarazzo, dice, e avete fatto bene. Io cercherò di riparare. Domenica prossima ne parlerò all'Angelus da Piazza San Pietro. E così fu. Ma Santo Padre difendeva, dato fiducia a loro all'inizio quando è venuto a Roma, perché erano molto criticati, giudicati, che sono troppo a sinistra. Che sono troppo rossi. Il Papa venne a Sant'Egidio e questo fu un fatto strano. In realtà lui quando venne a Roma era abbastanza angosciato. Era angosciato perché diceva, ma dov'è la Chiesa a Roma? Al di là del Vaticano, al di là delle istituzioni, dove vive realmente la Chiesa? Bisogna pensare che lui veniva dalla Polonia, da una Chiesa viva. Non tutti erano d'accordo, anzi fecero saltare vari incontri, finché lui, come era solito fare qualche volta, si impuntò e decise, benissimo, allora io vado a visitare la parrocchia di Santa Maria in Trastevere e finito tutto vado a Sant'Egidio. E dovunque c'erano anziani, giovani, le finestre, sugli alberi. E alla fine restò molto contento, fece un bel discorso in chiesa e poi, uscendo da Sant'Egidio, disse due cose. La prima si rivolse a noi e disse, se voi avete bisogno di qualcosa, parlate con Stanislao e venite da me. Ah, andare dal Papa, a dire che. Poi si rivolse a Poletti e disse, ma perché Eminenza, questa grande chiesa è tutta vuota e qui piccolo Sant'Egidio tutto pieno, non potrebbe Don Vincenzo diventare parroco? San Francesco, che aveva un compito di elevare, alzare, far alzare la chiesa delle rovine. È un po' questa chiesa vecchia, anziana, Sant'Egidio, che è stata alzata dalle rovine, alzata